Il suggerimento per il progetto giardino ci è venuto in tempi diversi da amici, fratelli agostiniani o ospiti di passaggio che arrivando al monastero e vedendo la bellezza del luogo che ci accoglie hanno esclamato come sarebbe bello qui un giardino. Quindi possiamo dire che abbiamo maturato questo progetto non a freddo attraverso un progetto fatto a tavolino, ma in maniera sinodale. In concreto, questo progetto si propone di realizzare un giardino botanico nell'area esterna del monastero, un giardino che sia fruibile in maniera inclusiva, che offra spazi di sosta per la preghiera, per la meditazione, per godere della bellezza del creato e così che rimandi alla bellezza del creatore. Un giardino inoltre che parli del lavoro in cui la nostra fraternità è impegnata, cioè quella di coltivarsi al suo interno e con le persone che ci raggiungono per fare delle nostre relazioni un giardino, perché profumino come un giardino. Il progetto di giardino botanico al nostro monastero è legato alla Laudato Si sia per le motivazioni che lo animano sia per la sua realizzazione concreta. L'accento è posto soprattutto su quegli aspetti della spiritualità ecologica tratteggiati al capitolo 6 di Laudato Si, come appello ad una profonda conversione interiore e al fatto che vivere la vocazione di essere custodi dell'opera di Dio è parte essenziale dell'esperienza cristiana. Inoltre, questo progetto vuole mettere in risalto le connessioni tra la cura del creato e l'opera che Dio compie nella terra del cuore di ciascuno di noi. Troppo spesso della Calabria si evidenziano le criticità. Noi crediamo che questa sia una terra ricca di risorse e di potenzialità. Ma se i giovani la abbandonano per cercare futuro altrove, è ovvio che questa terra finisce per desertificarsi. Allora, un giardino, il segno di un giardino, può essere un segno importante anche per i giovani che dica che è possibile prendersi cura e dare concretamente futuro a questa terra attraverso segni di amore, con creatività, con coraggio.